Nome: Rosita. Andrea. Cognome: Ronci. Baldolini. Età: 28. 44. Professione: infermiera. Libero imprenditore, poco libero comunque. Vera professione: Quasi nulla facente. Casalinga. Ti sposerai con Andrea. Rosita. Sei sicuro? Sicurissimo. Sì. Mai stato più sicuro. Molto sicuro. Dove vi siete conosciuti? Difficile, tramite Facebook. Tramite mio cugino, tramite Facebook. Amicizia in comune. Quando? Probabilmente il quando è stato pure il come, il dove, era tutta una cosa particolare. È stato successo, è iniziato online, poi è durato tutto il proseguo. Mi ha scritto il 22 settembre 2012. Penso che sì. Come ti ha conquistato? Mi ha conquistato così com'è. È carina, simpatica, alla mano, è bella, buona. Mi ha conquistato la simpatia, perché io l'avevo preso in giro perché era vecchio, invece tutt'altro, perché non è vecchio. mi ha conquistato per la sua semplicità. Raccontami il primo bacio. Il primo bacio è stato in macchina, una cosa normale, tranquilla. stavamo a Gianicolo. Stavamo lì a Piazza Garibaldi, dentro la Smart. Ci siamo baciati, abbiamo messo un timer di 17 minuti perché io dovevo andare via, e invece questo timer di 17 minuti l'abbiamo rimpostato 5-6 volte, quindi è diventato un'ora e mezza, tutto di bacio, bellissimo. Come se avevo detto quella cazzata dall'altro, che se più un bacio era stato con le oppio. La cosa più romantica che ha fatto Andrea? Romantica? Lui non è molto romantico. Non so, è proprio lui, il fatto che ci posso contare, il fatto che comunque la cosa più romantica qual è stata? Le rose, tanti regali che magari inaspettati da lui o cose che non mi aspettavo. Io non sono molto romantico, quindi non saprei che dite. Io so, portare un fiore, qualcosa. La cosa più romantica che ha fatto Rosita? Rosita, pure lei non è che sia un mostro di romanticismo, eh? Comunque, tante piccole attenzioni che ti fanno piacere. Niente. Di una frase carina al tuo partner. Amore, vorrei che questo durasse tutta la vita, che invecchiamo insieme e che questo rapporto così bello, così rispettoso e vero duri per l'eternità. Amore, ti voglio tanto bene, ti amo tantissimo e ti mando sto bacio. Una cosa che ti dà fastidio di lei? Diciamo che è un po' disorganizzata, un po' incasinata, però fa parte della persona. È troppo preciso, che non mi fa passare niente, io sono un po' più casinara, rompo tutto e quindi lui mi sgrida perché mi si rompono tutte le cose, mi scordo tutto, mi scordo le due paia di scarpe dentro al taxi a Bangkok, mi scordo tutto praticamente, invece lui è più preciso e mi dà fastidio sta cosa, perché dovrei essere io più precisa di lui. I punti di forza di Rosita? Sono tanti, è estrosa, è capace, tutto quello che fa riesce, è tantissima inventiva, caparbia, tanti, sono tanti, sto qui a elencarlo una settimana, sono tanti. La velocità, la determinazione, essere realista, questi. I punti di forza di Andrea? Beh, questi devi dire a lei, devi dire. Il fatto che ci posso contare, è una persona comunque vera e matura, non mi fa mancare niente, simpatico, va d'accordo con tutti, questo mi fa stare bene. I punti deboli di Rosita? Non ce l'ha, tutti i punti a favore, soprattutto questo. Avere paura di tante piccole cose, magari del futuro, delle fissazioni che poi sono sbagliate sull'aspetto estetico, su queste cose qua, e lui non ha. I punti deboli di Andrea? È più grande di me, quindi non ha più tutto questo sprint che magari vorrei. Pure lui è un po' scordarello, però è preciso, quindi alla fine compensa. Io sono pigro,
Sono pigro, poi a volte sono pigro. È un buon amante? Sì. Certo che è un buon amante. Posizione preferita? Posizione preferita, lui sopra. Abbastanza classica, statica. Fai la faccia eccitata. Non mi viene. Quando vi sposerete? Il 6 settembre 2015. Il 6 settembre. Come sarà il vestito della sposa? Non lo so, lo vedrò a tempo debito. Classico, in pizzo, un modello che comunque sia mi rispecchia e mi fa stare serena e tranquilla. Come sarà il vestito dello sposo? Penso bellissimo, elegante, anche perché io comunque lui non lo vedo mai elegante, quindi sarà bellissimo in qualsiasi modo. È una cosa classica, like James Bond. Che emozione proverai quando la vedrai al matrimonio? Non lo so, poi ti saprò raccontare, comunque sarà sicuramente bellissima. A saperlo. Comunque penso un'emozione bellissima, sì, un'emozione indescrivibile. La cosa che ti ha più colpita del tuo partner? Il sorriso, il fatto che comunque sia, vuole molto il contatto, quindi mi abbraccia, mi bacia, mi dà mille attenzioni, mi fa sempre mille complimenti questo. Il sorriso, la solarità, è meravigliosa. Che cosa cambierà il matrimonio? Niente. Ma niente, praticamente niente, noi già ci conosciamo abbastanza bene, viviamo insieme, quindi è solamente per fare una festa con gli amici. A quando un bambino? Ci iniziamo a gennaio, iniziamo, poi vediamo. Beh, da qui a uno, due, tre, che anni, che ne so. Quello quando verrà sarà ben voluto e benvenuto. La parte del corpo che ti piace di più? La bocca con i denti, il sorriso e le spalle, sì, la parte sopra. Beh, la cosa più importante delle donne è il fondo schiena, quindi io sì, ho un bel culo, a me piace. Racconta una situazione imbarazzante tra di voi. Lui non mi sento mai imbarazzata, devo dire la verità. Più di una, veramente a volte non ci intendiamo tanto, quindi facciamo un po' di grezze con le persone. Io la dico in un modo, lei dice un'altra, quindi immagino pure questa intervista che sarà. Il colore preferito di Rosita? Rosa, lilla. Beh, adesso perché non si è legata, sennò si chiederebbe subito il viola, il lilla. È quasi monotematica. Il colore preferito di Andrea? Non c'ho grosse preferenze, quindi mi piace un po' tutto. Sto bene su tutto. Marrone, verde, blu, non lo so. Il film preferito di Rosita? Il film preferito di Rosita è più che altro la serie Grey's Anatomy. È un martello pneumatico quel coso, terribile. Grey's Anatomy. Il film preferito di Andrea? Sto sempre a vedere film d'azione, un po' tutto. Viene anche dietro quando vedo Grey's Anatomy, quindi è tutto dire. Film d'azione che te fa passare due ore così senza pensare. Potendo tornare indietro, che situazioni rivivresti? Tutti i viaggi, rivivrei tutti i viaggi che abbiamo fatto insieme, perché sono stati indescrivibili, bellissimi. Ogni posto comunque ci è rimasto nel cuore, quindi appena possiamo viaggiamo, quindi rifarei tutti i viaggi insieme a lui perché sono stati bellissimi. Ripartiamo! Diciamo che la situazione del corteggiamento mi è piaciuta, anche se comunque è stata soft, tranquilla, e anche se è stata più lei a martellare che io, comunque sia, mi è piaciuto, un bel periodo. E che situazione non rivivresti? La morte del padre. Ma con lei rivivrei tutto. La città che visiterebbe Rosita? Un Tokyo. L'America, un po' in generale. La città che visiterebbe Andrea? Playa del Carmen. Tokyo. Cosa vorresti che il tuo partner facesse che non fa? Un po' più di romanticismo, un po' più di sorprese, ecco, diciamo che lui non mi fa sorprese. Diciamo che ora è un po' più equilibrata, soprattutto quando dorme, mi sveglia troppe volte. Russa? Non è che russa, si sveglia, parla, chiacchiera, respinge, butta le temera, fa le peggio cose. Test culturale. Geografia. Dio, vai. Capitale della Romania. Bucarest. Oddio, non so. Capitale del Marocco. Aspetta, ci sono stata in Marocco. Casablanca? Marocco, Casablanca? Dove si trova Helsinki? Norvegia? Non lo so. Chi è Masaccio? Ma non so ciò, non lo so. Ma faccio?
Dove non me la faccio fare, non lo so chi. L'allenatore della Roma? Al momento Garcia. Chi era quello spagnolo? Il nome esteso di Papa Francesco? Non la faccio. Non lo so. Mi licenziano. Chi ha scritto la locandiera? Goldoni? Nada, non saprei. La data della scoperta dell'America? Vabbè, questo è facile, è 1492, mi pare 14 ottobre. Oddio, ste cose. No, non lo so. Andrea, queste le sa tutte, sicuro. Non vale però. C'ho piazzato davanti al bar, per quello che lo so. Quali sono i 7 re di Roma? L'ottavo è Totti. Romolo, re? Pisolo, mamolo, dottolo, acciucciolo. È tanto che non studio. Come dice Andrea, sto solo sull'infermieristica. Basta. E su Grey's Anatomy. Domande veloci di matematica. Vai. 5 per 4. 20. 20. 4 per 7. 28. 28. 3 per 17. 41. 51. 17 per 48. E vabbè, qui andiamo sulla calcolatrice. Allora, 17 per 48 fa... 17 per 17 fa... 20, 17 per 100 fa... Sì, 1.700 diviso 2 fa... 500... Troppo difficile, vabbè, non lo so. 1 per 0. 0. 1. 92 per 5. 92 per 5... 100... Boh. Finisci la frase. Andrea è... Il mio amore. No. Uomo. Rosita è? Donna. Rosita è un po' pazzarella, un po' scemetta. Mannaggia, potevo studiare un po' di più però, facevo meno figura di me. Meglio un giorno da leone? Che 100 da pecora, così dice il detto, quindi seguiamo il detto. Alla salute. Che un miliardo da coglione. Tanto va la gatta al largo? Al largo di che? Del ballardo? Che ci lascia lo zampino. Che poi, visto che... tanto va la gatta al largo che poi affonda. Sopra la panca? La capra campa. La capra campa. Donne e buoi? Dei paesi tuoi. Dei paesi tuoi. Altezza? Mezza bellezza. Altezza non è bellezza. Scusa. Imita il tuo partner. Madonna, mi metti in crisi. È troppo bella, gna faccio. Sì. Una frase tipica del tuo partner. Eh sì. Oddio, e se mi viene il parrucchiere? Oddio. E mo? Se mi vengono a vestire, a truccare, e mo? Come te lo immagini l'addio al nubilato? Ci sto pensando. In effetti, conoscendo Giadina, aspetto di tutto. Aspetto che può darsi magari una cosa tranquilla. L'importante è stare insieme. Però mi posso aspettare di tutto. Come te lo immagini il tuo addio al celibato? Tu chiudi le orecchie, diciamo, conoscendo i miei amici sarà bello movimentato, ma non so esattamente cosa che mi capiterà, però... Fai le facce. Erotica. Seria. Imbronciata. Felice. Malata. Malata mentre lo guardi. Sento me stesso. Oh, innamorata. L'occhio a cuoricino, si vedono? Guardatevi. Amore. Una cosa che non gli hai mai detto. Allora, che ti dico? Io ti amo, ti sposo e voglio vivere con te tutto il tempo che mi rimane. Ti ho mai detto che... Beh, tante cose non ti ho mai detto, che... Tutto quello che provo non te l'ho mai detto alla fine. Che ti voglio sposare non per come pensi tu che il matrimonio, perché volevo il vestito bianco, perché tutte le donne vorrebbero sposarsi, non è per quello, perché non ho mai pensato con nessuno di sposarmi. Se l'ho pensato è perché comunque sia voglio una famiglia con te e perché spero che più presto venga un bambino e quindi daremo i diritti e i doveri e noi avremo i doveri da genitori e perché invecchieremo insieme solo per questo, quindi è una cosa che non ti ho mai detto, voglio che lo sai e lo dico davanti a tutti. Manda un bacio, salutalo. Ciao Rosy. Ciao. Ciao ragazzi. Sì, no?
Io direi quella parte de... la cultura, io me l'ho preso per Andrea la risposta. Andrea ne sa. Quella, il gatto va largo e si affonda. Affonda. Cioè... non le so le cose di cultura generale. Brindiamo, Rosina, brindiamo.